Ciao mondo e benvenuti in un nuovo video. Sono sempre con Jess e ciao Trippers. Appariamo come degli sfollati. Cosa che siamo? Sì, più o meno sì. Comunque dietro di noi c'è San Francisco, la vedete anche vuota. Anche però la vedete vuota, vuota perché sono le 7 del mattino. Ci stiamo muovendo all'alba perché io nell'ultimo video vi ho salutato chiudendo la serie sulla California, il viaggio di gruppo in California che abbiamo fatto a Capodanno, ma noi dovevamo andare in viaggio da un'altra parte. Nepal. Ciao Nepal, dovevamo tornare in Nepal, dovevamo fare l'Everest Base Camp, ma al momento dell'imbarco, necessitando un test PCR, io e Jess siamo risultati positivi. Sì, sempre positivi, non solo come attitudine. Fatto sta che ci hanno beccato positivi, l'aeroporto è stato abbastanza brutto, molto brutto. Eravamo belli eccitati dall'andare in Nepal, cambiare il continente e tutto. E ci siamo ritrovati a fare la quarantena a San Francisco. C'è di peggio, direte voi, sì, indubbiamente, però per due viaggiatori stare chiusi in una stanza una settimana, insomma, pesante. Detto ciò, a questo punto stiamo partendo, facciamo un altro viaggio, un viaggio completamente diverso. Entrambi abbiamo fatto il coast to coast, però nessuno di due l'aveva mai fatto in treno. Esatto, c'era un motivo per cui non l'aveva mai fatto. Sì. Forse anche è perché avanzata. Molte persone non lo fanno d'inverno, c'è un motivo? Sì, meno 20 potrebbe essere. Esatto, stiamo lasciando raga a San Francisco, la prima tratta è il treno per arrivare fino a Salt Lake City, 18 ore. Sì, 18 ore e incominciamo a spostarci verso la parte più fredda dell'America, perché quando arriveremo verso Chicago avremo anche un bel meno 15, si prospetta. Comunque ci mettiamo meno per arrivare a Kathmandu alla fine, va bene. Vero, vero, mi piace l'ottimismo. Quanto sei positiva? Raga, benvenuti al coast to coast americano. Il nostro tour parte da qua, parte da Mission Street, forse è arrivato addirittura il bus. Sì, mi sa che è questo. È un bus che ci collega alla stazione dei treni di San Francisco, che è fuori San Francisco. Amtrak.com è il sito dove puoi trovare i dettagli di questo nostro viaggio, i biglietti che abbiamo preso, eccetera. Già, abbiamo un problema. Solo uno? Non abbiamo pensato al cibo. Cosa abbiamo per 18 ore? Una mela. Sì? Buona la mela. Buona l'arancia. E una banana. Attenzione. E no, aspetta, penso 5 anacardi. 5? Non sono troppi. Speriamo di trovare qualcosa da mangiare in stazione. Voi non c'è il vagone ristorante. Secondo voi c'è il vagone ristorante? Con una linguina nel caffè, me lo spieghi? Sono una persona ecosostenibile. Ecosostenibile, però poi cosa fai? Te la mangi la linguina? È per mescolare il caffè, poi quando diventa di questo stato, c'è anche lo snack incluso. Però no, non mi sembra ancora ben cotta. La lascerò. Giusto, va fatta al dente. Raga, è gigante, qua c'è il mio caffè intanto. Raga, siamo arrivati sul treno. Fortunatamente il posto è decisamente spazioso. Sta bene, si possono allungare le gambe. 18 ore. Sì. La transiberiana è peggio, è molto più scomoda. Allora raga, prime considerazioni sul viaggio in treno, la seduta è veramente confortevole raga, c'è veramente tanto spazio, è uno dei treni più comodi in cui abbiamo mai viaggiato in tutta la mia vita. Il paesaggio intorno sta velocemente cambiando, stiamo arrivando nella zona della montagna, della Sierra Nevada,
quello stesso punto in cui qualche settimana fa con il gruppo siamo rimasti bloccati da mettere le catene, ebbene sì, dalla neve che c'era. In questo momento non c'è neve, però mi aspetto di vederla tra un po', e penso che nel pomeriggio tardo dovremmo attraversare il confine California e Nevada, rientrare in Nevada. Bomba, raga. Però bello, cioè è piacevole sta cosa del viaggio così in treno, ti fa godere molto dei paesaggi, dei singoli paesaggi, è figo, ci sta. Capitolo cibo, ecco, non è così comodo come la seduta. Questo è il mio grilled cheese, questa è la pizza. Un commento? Ma che carina. Bella ma non la mangerei. Allora raga, è arrivato anche il momento di farvi fare un piccolo tour del treno. Allora, venite con me. Allora, praticamente qua da parte dove noi siamo seduti c'è una zona lounge che è molto bella, vedete, è tutto vetro, e si può godere pienamente del paesaggio del treno. È veramente bello perché si attraversano tutti gli Stati Uniti, quindi provate a immaginarlo, è veramente figo. Poi si viene qua giù, guardate in campo, spettacolo. C'è un vagone ristorante che è proprio sotto il lounge, perché questo treno è su due piani, ed è la signora qua in fondo. Lui è invece il capotreno, personaggio, parla in una maniera che sembra sempre ubriaco, ma va bene così. E poi, ai più non sarà sfuggito, che manca il bagno, che quando uno deve stare 18 ore su un treno, la questione bagno è abbastanza importante. Ci sta, è abbastanza grande, confortevole, pulito, e stiamo viaggiando già da 7 ore, quindi ha mantenuto una buona pulizia. Si viaggia bene, dai, devo ammettere che si viaggia bene. Allora raga, stiamo arrivando a Reno, altra città del Nevada piena di... Non è vero. No, non ce la faccio a stare seria, io ci provo, ma non ce la faccio. No, è pieno di casino. Pieno di casino anche Reno, Nevada, e fra un po' tramonta il sole. Oh. Salt Lake City! Siamo arrivati. Sono le 4 di notte, meno uno, non si sente. C'è la luna piena. Allora, adesso il programma ovviamente è andarsene a letto e iniziare a esplorare lo Utah, invece domani mattina tardi, ti dice. dopo domani. Raga, nella prossima puntata, bah, discutibile, la città delle luci di Natale. Sei contenta? Però... Dimmi. Wow.